Buongiorno a tutti, sono qui con l'ultima scultura che ho realizzato nel piccolo paradiso del monumento alla pace della Davida, che dal 2001 fino a tra massimo 15 giorni è stato a Ravenna di Oriani. E grazie a tutta l'esperienza fatta fino adesso, maturata e forte del messaggio di quanto i ravennati siano indifferenti ad avere il primo monumento mondiale della pace nella loro città, mi accingo ad andare in un'altra provincia. Questa è l'ultima scultura che ho realizzato e sono contento perché è un personaggio di Ravenna che io considero un genio, e parlo di Enrico Stolfi, in arte clown Billo Circus, che io ho conosciuto un paio di anni fa e da allora non ho smesso di seguirlo, e un giorno decisi che meritava una scultura. Per sottolineare, no, che anche se Ravenna è una città che con l'arte credo che sia agli ultimi posti nel mondo, no, come rapporto cittadini e istituzioni, questo non significa che Ravenna non abbia dei talenti in qualsiasi campo. Questo è uno di alcuni talenti ravennati, che comunque un po' di riconoscimento da parte della città, specialmente dal pubblico dei bambini, ha ricevuto, che secondo me meritava una scultura che ho realizzato. Ora io colorerò questo modello con i colori che io ritengo personalmente possono essere una sintesi di tutti i colori, di tutte le decorazioni, dei costumi che Billo utilizza nella routine dei suoi spettacoli insieme alla moglie Cristina. E gli aggiungerò l'elemento prezioso della doratura nella scritta, nelle decorazioni della montura, delle frange, eccetera. Poi aggiungerò anche del rame, probabilmente anche dell'argento. E lo vorrò consegnare a Billo, non so se prima di chiudere qui, anzi no, decido così. Consegnerò a Billo il prototipo di questo piccolo capolavoro, di questo piccolo monumento dedicato a un grande artista, che comunica un'esperienza che entra direttamente nell'anima, di pace, di star bene, di gioia, di serenità, di spensieratezza e poi qualche volta anche di riflessione su quella che è la vita di ogni essere umano, per cui merita di essere sottolineata. Comunque, sono qui che sto aspettando un amico di Ravenna che mi aiuterà a fare simbolicamente il primo trasporto, che è il trasporto della Davida, che da qui andrà a finire nella nuova provincia e poi piano piano seguire con il trasferimento di tutto quanto in locale, rimontare tutto in un nuovo posto, che è molto meglio di questo, e farlo diventare una meraviglia. E quella sarà la base da quale io, per tutto il resto della vita che avrò a disposizione, lavorerò divertendomi, gustandomi probabilmente ogni istante della mia giornata nel lavorare al progetto del Monumento Mondiale alla Pace, che mi piacerebbe realizzare durante la mia esistenza, ma se io non ce la faccio, sarebbe già sufficiente per me, in questo posto dove andrò, presentare il progetto in un modo tale che magari le prossime generazioni, che saranno sicuramente meglio delle attuali, come è nella natura, capiranno che vale la pena di realizzarlo, perché c'è bisogno solo di questo in questo momento e in futuro. L'unica cosa che manca a questa maledetta umanità, dico maledetta perché non è mai stata così intelligente come adesso, non è stata mai ricca come è ricca adesso, non ha mai avuto una conoscenza scientifica come ha adesso, e non è mai stata male e schiavizzata e presa per il culo come è adesso. Per cui rendersi conto che l'unica cosa che manca a questa maledetta umanità per farla diventare veramente in armonia con l'intenzione del creatore, cioè una bene
detta umanità, benedetta, prima bene pensata e poi bene creata e poi bene assistita, arredata da tutto quello che occorre per viversi una vita dove passi da gioia in gioia, da bel momento in bel momento, tutte cose che cozzano contro la nostra storia che ci hanno tramandato e che noi dobbiamo ingurgitare come le oche d'allevamento per fare il pâté de foie gras, che inchiodano le zampe nelle tavole di legno, le ingozzano fino a fargli spaccare il fegato, che poi gli cavano per dare da mangiare come delicatessen a questa maledetta umanità che fa le cose più aberranti, commette le bestemmie più atroci. Questa maledetta umanità che non si permette di bestemmiare a parole il creatore. Guai, nei reality, tutte le volte che un pirla qualsiasi ha detto una bestemmia che se ne dico noiosa, l'hanno squalificato perché è inaccettabile per questa maledetta società bestemmiare a parole Dio. Ma non è proibito bestemmiare Dio con le azioni. Assolutamente, è proibito. È proibito lodare Dio con le azioni. Le mie azioni di lodare Dio, di lodare la mia vita, di lodare la pace, di lodare l'unica cosa che manca all'umanità e che l'umanità conquisterà e non lascerà per molto, 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 molto tempo. Non dico all'infinito, perché è ciclica. La vita, gli sketch sono ciclici. Abbiamo già avuto un'età dell'oro dove l'umanità viveva in pace, comandavano le donne in quel periodo lì, comandavano le donne in quel periodo lì. Adesso che comandano i maschietti come me, è un casino mondiale dove si fa a gara per ascoltare lo psicopatico di turno, più psicopatico che ci possa essere, che mette in atto le assurdità più incredibili che noi facciamo senza porci la minima vera domanda che ci porti la minima vera risposta di cui noi possiamo farcene qualcosa. Bene, questa è la situazione dove io finisco di stare in questa ravena del caspita, per andare in un nuovo posto e da lì continuare a combattere per i miei sacrosanti diritti di difendere la mia vita che viene data respiro dopo respiro dal creatore in persona e che tutti questi mafiosi del cazzo che non c'entrano niente si intrappongono, si mettono nel mezzo tra me e il mio creatore e mi chiedono dei pizzi. Mi chiedono una giustificazione, mi chiedono di pagare l'obolo affinché io possa giustificare il fatto di non essere qui a gratis, ma di pagarlo non a Dio, perché a Dio dei soldi non ne sta frega, assolutamente un cazzo. Non esiste specie animale che usa i soldi, la usiamo solo noi, specie animale autodefiniti da noi, corona della creazione. Noi esseri umani siamo la corona della creazione e commettiamo le bestemmie più atroci, come dicevo prima. Non è proibito bestemmiare Dio con le azioni, perché a me mi hanno impedito, stanno cercando di impedire di fare queste azioni per ringraziare il mio creatore, non in maniera religiosa, non in maniera spirituale, non in maniera filosofica, no, assolutamente no, ma in maniera semplicemente umana, che sento dentro di me, dentro il mio centro nevralgico vitale chiamato in tantissimi modi, cuore compreso, dentro di me io posso stare, posso andare, posso godermi l'incontro degli incontri, fare il meeting dei meeting, fare il briefing dei briefing, la scopata delle scopate più incredibili che esistono per un essere umano da sperimentare, senza intermediari.
senza intermediari. Queste bestemmie fisiche vengono alimentate. Bestemmiamo Dio tutti i giorni con le guerre che facciamo in nome di Dio. Bestemmiamo Dio tutti i giorni per gli esseri umani che vengono ammassati per interessi economici e di potere di qualche piccolo nano psicopatico che si crede di essere Dio in persona e non sa che ha i minuti contati. Ha i minuti contati per stare in scena a fare il suo miserabile show che fino a questo momento qui sta ipnotizzando le persone. Noi queste azioni contro Dio, queste bestemmie contro Dio, le facciamo costantemente. L'ultima bestemmia è il coronavirus. Una bestemmia che noi accettiamo tra le nostre braccia e facciamo in modo che anche gli altri bestemmiano, perché siamo veramente talmente manipolati che noi non siamo in grado di pensare con pensieri nostri, di sentire con sensazioni nostre, ma sempre con pensieri e sensazioni digerite, vissute da altre e inculcate dentro la nostra miserevole testa che non sa un cazzo di importante per salvarti la vita, per farti sentire bene, innamorato di te, del centro importante, che se ti manca quello non c'è morosa, non c'è casa, non c'è lavoro, non c'è paese, non c'è bella giornata che tenga, non c'è. Sei nella merda più profonda nel quale sprofondi e soffochi, amico caro, amico bello. Detto questo, chiudo il video dove ho presentato Billo e ho dato l'informazione che io sono pronto a cambiare città, epoca ed esperienza. E sono felice come una Pasqua, perché la quarantena nata per farci il culo, a me mi ha dato e continua a darmi delle esperienze bellissime. Prima di tutto interiori tra me e il mio boss, intendo Prem Rawat, e gioia nella gioia, perché ho rincontrato la mia prima ragazza, che anche inconsciamente io ricordavo, anelavo fin dalla prima storia vissuta dopo di lei fino all'ultima, perché sapevo che quel livello di eccellenza non l'avevo mai, non dico superato, ma neanche raggiunto, ma neanche avvicinato. Sorpresa e sorpresa, l'ho incontrata e l'amore da parte di entrambi c'è. Abbiamo visto che stiamo riprendendo da allora, ognuno di noi con il suo bagaglio anche di stupidaggini, di non conoscenza, ma ognuno di noi anche con il suo bagaglio, conoscenza e piazzamento forte e deciso sui propri valori reali. Per cui la mia vita da qui fino all'ultimo giorno in cui potrò stare sulla terra sarà ancora più gioiosa e contenta di quella che ho sperimentato. E sarà un gusto combattere questo potere fittizio che si interpone fra me e Dio per dirmi che io non ho diritto di spendere la mia vita come Dio vuole, ma come vuole la mente bacata dell'ultimo cretino psicopatico che si erge a salvatore di sto cazzo. Ciao, belle gioie! Ciao Billo, questo sei tu che appena dipinto e vorrei ringraziare Francesco e Stefania. Ciao Billo.